John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video è scoppiato il caos, è scoppiata la Civil War è scoppiato un casino gigantesco per la gara di ieri della Juventus contro la Salernitana e oggi sono qui in questo video per cercare di fare più chiarezza possibile per cercare di spiegarvi i motivi per cui è successa una cosa rispetto che un'altra e per arrivare trascinato anche da un certo clamore perché poi in post partita abbiamo capito delle cose che secondo me vanno un po' a cambiare Quello che poi effettivamente è stato, è e sarà il futuro della, della Juventus E della Juventus in generale, del campionato, della salernità della Juventus e del nostro calcio Tant'è ragazzi che la situazione è così grave, ma così grave Che si parla addirittura di possibilità di richiesta da parte della Juventus di rigiocare la partita Allora, andiamo per gradi, cercherò di spiegarvi... Un po' tutto nei dettagli, ma vi ricordo prima di iniziare, aspettate un momento Ad esempio questa qua Se volete vincere la maglietta, in questo video parliamo della Juve, ma eh, della, della vostra squadra del cuore Che sia la Juve o qualunque altra squadra Dovete fare altro che scaricare l'applicazione che è in descrizione, l'applicazione di numero 10 Avrete così la possibilità di vincere o la maglia della vostra squadra del cuore O due biglietti per andare allo stadio Iscrivetevi anche al canale e lasciate tantissimi mi piace Allora Entriamo nel dettaglio, partendo da che cosa? Um, la Juventus va sotto di due reti, segna il gol del 2-1, il rigore del, um, del 2-0 è netto. Io nel video pensavo non fosse così netto il rigore del 2-2, l'ho rivisto netto, c'è cioè l'aggancio in area. Ehm, sì, lo cerca tanto, eh, il giocatore della, della Juve lo cerca veramente tanto, cioè ci, ci si getta, però c'è l'aggancio, c'è poco da dire, quella è rigore penalti e quindi 2-2 per la Juventus, assolutamente regolare. Il Fattaccio arriva sul 3-2, perché segna Milik di testa, si toglie la maglietta, era già ammonito, cosa che per me è inspiegabile perché sei un po' scemo se ti togli la maglietta, è vero che hai trovato pare il gol del 3-2 al 94 Con una Juve che fa una rimonta nel recupero, però perché ti togli la maglietta che sei già ammonito, lo sai che vieni espulso? E quindi vabbè, vieni togli la maglietta, vieni espulso. Però il gol viene annullato per fuori gioco. Partiamo da qui, poi parliamo anche di quello che c'è dopo, perché dopo c'è tanta roba. Qui, per me, in questo momento, dall'inquadratura che ci fornisce eh, da zone che ci forniscono. Tutte le, le varie emittenti, eccetera, è giusto annullare il gol. E ne parliamo tramite il regolamento che dice che il fuorigioco attivo viene definito tale quando la palla è effettivamente lanciata verso un giocatore pronto a raccogliere il passaggio ad andare in porta ed è a tutti gli effetti fuorigioco. Bonucci riceve il pallone, nel senso, Bicchi tira, ma eh, la palla ripassa sopra Bonucci e lui fa di tutto, fa di tutto. Per prendere la palla mo, lasciate perdere che non ci arriva Ma lui fa di tutto per prendere la palla C'è anche Bonucci dopo va in conferenza Con la faccia da paraculo a dire Io non capisco perché mi al di là poi di E ne parliamo Di Candreva o non Candreva Io non capisco perché eh, mi, sia, mi sia stato tolto per fuorigioco attivo Quello ragazzi è fuorigioco attivo quello è fuorigioco attivo, perché se tu fai di tutto per prendere la palla, anche se il portiere non si butta sba sbagliando la parte per colpa tua, comunque stai andando verso la palla, sei parte dell'azione. E infatti la regola sul fuorigioco passivo dice che il fuorigioco passivo nel calcio si verifica quando un giocatore attaccante è in posizione di fuorigioco, ma non sta tentando di giocare la palla o di essere coinvolto nel gioco. È chiaro come. Se Bonucci fosse stato fermo così, nessuno gli avrebbe detto nulla. Ma Bonucci tenta di giocare la palla, tenta di essere coinvolto nel gioco. Dice quando il giocatore torna indietro o resta fermo, lui non torna indietro, non resta fermo, ma va verso la palla, senza interferire con il gioco. Bonucci interferisce in tutto e per tutto con il gioco. Quindi in quel momento lì è giusto, è giustissimo, secondo me, annullare il gol. Succede però qualcosa. Succede, e eh, diciamolo, mi metto qua, che questa. Poi queste cose sono inquadratori di Sky È la posizione di... Questa è una cosa gravissima ragazzi Noi ridiamo a questa è una cosa gra gra gravissima È una cosa gravissima Questa che vedete qui è la posizione di Candreva Che il VAR non tiene affatto in considerazione Cioè il VAR si dimentica completamente di Candreva Loro fanno una visuale, guardano la parte centrale del campo Ma non guardano ai lati Durante ehm, il post partita SNS di Dazon, Marelli ha provato a... Giustificarsi era Marelli mi pare dicendo guardate che in realtà mh, la var si serve di tutte le telecamere anche quelle della lega eh, di qualunque telecamera e quindi vede anche questo ma questo non l'ha visto e infatti Sky ci fornisce questo qua e, e, e calcola ovviamente calcoli approssimativi dice non abbiamo tracciato le linee con il programma var ne non abbiamo il var però abbiamo caressa dice abbiamo provato a tracciare la linea Andreva è a 2,90 m di distanza dalla linea di fondo. Qua invece notiamo come Bonucci sia a 3,42 sia a 3,42. Cioè, Bonucci è a 3,42 m di distanza, di distanza da fondo campo. Cioè, questo vuol dire che facendo un breve calcolo, poi bisognerebbe capire, ma facendo un breve calcolo, la linea bianca, che è quella che vedete nella. Nella foto sopra la vedete anche nella foto sotto, e quella è la linea che traccerebbe il. Uh, cioè quella, quella che vedete sopra è la linea tracciata uh, dal piede di Candreva, che, che, che gestisce il fuorigioco. Quella sotto è la linea tracciata dal piede di Bonucci. Bonucci traccia una linea 3,42, Candreva traccia una linea 2,90. Questo vuol dire che. Candreva tiene in posizione Bonucci di mezzo metro, non di 10 centimetri, ma di 50 centimetri, di mezzo metro. E se questa è realmente la cosa ufficiale, ragazzi, questa è veramente, veramente grave. Cioè, ma questa è veramente, veramente grave. Ma veramente grave, perché comunque qui non è un errore. L'arbitro umano può sbagliare. Qui non è un errore fatto da un arbitro. Qui non è un errore fatto dal VAR che magari ha giudicato qua raga, il fuorigioco quest'anno dicono che è geografico ed è una regola ufficiale. Ok? Quindi per me che la Juventus poi se la Juve pareggia per me è meglio, sono romanista, l'anno scorso sono arrivati quarti loro, quindi hanno tracciato loro la linea per la Champions. Però che la Juve che eh, la, se la Juve dovesse chiedere di dirigere la partita, beh, io personalmente eh, cercherei di capire se fosse possibile, ma perché qui c'è un errore Meccanico. Cioè, se a te non ti suona l'orologio, ma quello è gol. Ed era gol, la palla entra di 50 cm ma a te non ti suona l'orologio. E non è cazzi miei, non sono cazzi miei. È come il sorteggio che si ripete. Allora proviamo a capire quando una partita può essere rigiocata. Quando avviene un errore tecnico dell'arbitro. Per esempio. Quando l'arbitro estrae due volte il cartellino giallo allo stesso giocatore, ma quest'ultimo non viene espulso. In questo caso, una volta stabilito e confermato l'errore tecnico dell'arbitro, la gara verrà annullata e rigiocata, perché comunque, ovviamente, danno un grosso problema. Un altro dice: Quando una partita può essere ripetuta, un calciatore riceve due ammunizioni durante la gara senza venire espulso. Il calcio d'inizio viene battuto dalla stessa squadra in entrambi i tempi di gioco. La gara viene disputata senza la presenza dei due portieri. Viene assegnato un rigore al posto di una punizione indiretta. Quindi, tipo, eh, se tu devi dare una punizione indiretta e il cacchiato è chiaro, un rigore, allora anche in quel caso puoi essere rigiocata, ecco tra queste varie cose non c'è la possibilità di rigiocarla per un errore del VAR. Però attenzione perché c'è una pagina che dice: il regolamento ammette la possibilità che una partita venga rigiocata nel caso in cui l'arbitro dichiari nel rapporto di gara di aver commesso un errore tecnico. Cioè, se l'arbitro dice ho commesso un errore tecnico, allora la gara può essere rigiocata. Qualcuno adesso dirà: Sic, però scusami, allora anche quel gol di Messias che venne annullato contro, mi pare, lo Spezia, che almeno poi è perso 0-1, doveva essere già dalla partita. No, perché l'arbitro ha fischiato. Prima di dare il vantaggio al Milan e la Lega aveva chiesto scusa al Milan per questo, ma questo non era un errore tecnico, cioè l'arbitro può sempre decidere se dare il vantaggio o se fischiare lì, fa una cagata perché lì devi dare il vantaggio, ok? Perché lì o ammonisci. O in realtà dovresti comunque dare il vantaggio e poi ammonisci A meno che non devi buttare fuori il giocatore puoi, Devi dare il, obbligatoriamente il vantaggio Però è diverso Perché qui non si tratta di un errore fattuale Qui si tratta di un Cioè lì in quel caso non si trattava di, errore fattuale. Si tratta di errore fattuale Qui si tratta di un errore fattuale Qui si tratta di un errore dove non ci stanno cazzi Di un errore tecnico Perché il VAR non vede un uomo Cioè è come se tu fai Che ne so Il, il sorteggio e ti dimentichi che non puoi far accoppiare, quindi aumenti la percentuale. Esattamente quello che è successo è stato ripetuto. Qualcuno dirà: Che cos'è valutato come un errore tecnico? L'errore tecnico accade quando la regola viene palesemente applicata in modo errato o quando le decisioni sono antitetica. Antite ant Antitetite, antitetiche, antitetiche, antitetiche. Vabbè, vaffanculo, ma che parola è? Vabbè, al contrario rispetto alla lettera del regolamento. Cioè, quindi, in sostanza, eh, come è successo, se tu dici che quello è un. Non c'è cioè nessuno a tenere in gioco il giocatore, ma ti dimentichi un giocatore perché quello se lo so proprio palesemente dimenticato. E allora in quel caso quello è un errore tecnico, c'è un pappone, un, un mappazzone da leggere eh, dell'anno scorso. Al termine di Spezia Lazio, gli appassionati di calcio sono tornati alla mente gli errori commessi dai fischietti di Orzate e serra in Juve Roma e Mila Spezia. Anche in quelle circostanze si è parlato di errore tecnico dell'arbitro che può potenzialmente danneggiare un'intera competizione. Ma che cos'è esattamente un errore tecnico compiuto dalla terna arbitrale? Si tratta nel dettaglio di uno sbaglio commesso dal direttore di gara in cui non Viene applicato correttamente il regolamento di gioco Quest'ultimo però va a differenziare Dall'errore di valutazione che è soggettivo e non oggettivo Ecco perché vi dico Che questa gara può essere rigiocata Perché dai Tutte le, le varie possibilità eh, se passa dai ai rigori saltati supplementari Rigori apposta connessione diretta, Quello che vi avevo già letto Quindi qua non c'è menzionato Ma vi ho detto anche che questo è un, è un regolamento scritto prima dell'avvento del VAR Però quando parlano di gara possibile da ripetere Dicono che non deve essere un errore di valutazione Ma deve essere un errore non soggettivo questo non è un errore soggettivo, ragazzi. Qui non si può dire che quel giocatore teneva in gioco quello lì per me o non per me. Lì c'è il VAR che si dimentica di Candreva. Lì c'è il VAR che si dimentica di Candreva. Nel caso in cui venisse quindi commesso un errore di un uno di questi errori tecnici, la partita potrebbe essere rigiocata. Per sì che questa HD il ferchetto deve ammettere. L'errore e l'organo giudicante dovrà valutare se tale sbaglio abbia influenzato lo svolgimento regolare della gara. Uno degli ultimi casi in cui in Italia c'è stato un errore tecnico dell'arbitro è stato in un torino Napoli del 93 diretto da Graziano Cesare. In quella circostanza, Granata venne permesso di battere il calcio d'inizio nel primo e nel secondo tempo. La partita, però, non fu ripetuta perché lo sbaglio non fu considerato influente, finì il risultato, vittoria da parte 9 per 0 a 1, perché ovviamente il Napoli aveva vinto, quindi Napoli se non vogliamo rigiocarla. E quindi non la rigiocarono. Però fu un errore tecnico. Ora non c'è scritto nel regolamento, però per me è chiaro: cioè con il VAR c'è un fuorigioco che è geografico, quindi è studiato è esattamente come l'orologio, da te l'orologio non suona, non è colpa mia. Quindi attenzione, perché il fatto che la Juventus possa fare richiesta per rigiocarla per me. Non sarebbe così clamoroso, cioè sarebbe clamoroso, perché non so se non abbiamo mai visto il giorno una partita quando io faccio video su YouTube, eh, in Italia, in Serie A, però comunque eh, sarebbe una possibilità. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, buon cialalla. ciao!